federale che per quanto riguarda il discorso promozionale. Per il discorso federale abbiamo già organizzato una fase dei campionati regionali, mentre il 23 e il 24 novembre abbiamo la seconda fase dei campionati regionali, sia discipline a contatto leggero che discipline a contatto pieno, a Pallaggiano Taranto, organizzate dal maestro Gianni Laterza. Quest'anno, a gennaio, penso sia il 18 e 19 gennaio, abbiamo per la prima volta i campionati interregionali federali qua in Puglia, sempre a Taranto. È un evento storico perché effettivamente, malgrado le nostre richieste, non eravamo mai riusciti ad ottenere, la gestione dei campionati interregionali. Di questo va dato merito anche al presidente regionale Graziano Rassandro, che si è impegnato molto in questo. Per quanto riguarda il promozionale, ci sono diversi galà nel territorio pugliese, a Taranto per esempio The Night of the Wolf, organizzato dal maestro Dino Turco, che è anche qui presente, e ad Andria il mio evento Kickboxing alla Muda, il mix tra sport a combattimento e sfilate d'alta muda, che sta riscontrando veramente un notevole successo, devo dire, anche a livello nazionale, è per esempio un altro evento che quest'estate si disputerà qua in Puglia. In più anche il maestro Cifarelli ad Altamura molto probabilmente organizzerà qualche evento anche a Conversano e a Polignano. Ci saranno altri due eventi quest'anno e l'Extreme Fight a Santeramo. Questo è per quanto riguarda il discorso sia federale che promozionale in Puglia. Certo. Per quanto riguarda a livello nazionale abbiamo un sacco di eventi tipo il grande circuito Elite che tutti conoscono, che si svolge un po' in tutta Italia, spazia tra Roma, Bologna, Milano, eccetera. Cioè siamo presenti un po' in tutto il Ci sono territorio tante nazionale. Ci date. sono tante tappe, per quanto riguarda gli incontri da disputare. Un bel impegno, Dino. Molti, molti impegni. Anche perché oltre al fatto che noi facciamo parte della FICAP BMS, abbiamo la fortuna anche di far parte della famiglia Pro Fighting, di cui praticamente Pro Fighting si intende attività promozionale Sì. per gli sport e combattimento. Si parla praticamente di club, di associazioni sportive che collaborano tra di loro per valorizzare al meglio la qualità e l'impegno sia dei promotori sia degli atleti che combattono in questo circuito. Non di meno abbiamo avuto quest'anno la felice adesione da parte di un club, di due club, uno della Svizzera e uno dell'Olanda, della Pro Fighting, uno Pro Fighting Bosch, Den Bosch e l'altro il Pro Fighting Lugano. Quindi parliamo di collaborazione anche a livello europeo. La Pro Fighting all'interno della FICAP BMS sarebbe quasi lo zoccolo duro perché gli atleti più forti da contatto pieno fanno la maggior parte, fanno proprio parte del circuito Pro Fighting.